Benvenuti alla TG No, la disinformazione nelle vostre case. Oggi parleremo di natura, questa natura che si vuole riappropriare dei propri luoghi. Infatti sono state trovate a Catania uova di tartaruga in uno stabilimento della Playa. Il primo ad avvistarla è stato un ragazzino che, giocando con secchietta e paletta, così come tutti i bambini dello stabilimento, ha detto alla mamma: "Mamma, mamma, ho trovato una decina di uova, che faccio?" La risposta della mamma è stata rapida ed immediata: "Ne tocca la mammuzza, che ora stanno fedendo. Anzi, un moglieli, prima con bagnino, ci pare che avuto tu e spatte si dia." Quando uno dei bagnanti ha riferito al gestore che a depositarle erano state delle tartarughe, il gestore è stato assalito dall'ira: "Ma è stato un guagliano, sì, tartarughe! Perciò io pago centinaia e centinaia di euro per la disinfettazione e voi mi state buttando l'ingiuria dei tartarughe." Ci spostiamo a Priolo, altro miracolo della natura: si schiudono uova di fenicotteri rosa. Andiamo alla nostra rassegna stampa. Il nostro primo giornale è l'Avanzi: uova di tartaruga alla Playa. L'eccezionale ritrovamento getta nello sconforto il gestore del lido. "Io faccio pulire ogni mattina", dice, "ma non è colpa mia se la gente non usa i cestini e butta tutto sulla sabbia." Intanto è stata circoscritta l'area di ritrovamento con tanto di cartello e la scritta: "Si pregano i signori bagnanti di stare attenti a dove mettono i piedi per non rompere le uova. Si vietano altresì i panini con la frittata e colpi scirovo, ammessi solo con le melanzane." Il nostro secondo giornale è Il Faglio: fenicotteri rosa a Priolo. La natura vince sull'uomo, gli uccelli nidificano tra le raffinerie, sono eleganti ed alcuni di loro riescono a fare anche 200 km al litro. A Gela, intanto, decine di bagnanti giurano di aver avvistato sul lungomare più di una foca monaca, nonostante in città non ci siano conventi o monasteri. Con questo è tutto, grazie per aver scelto la nostra disinformazione. In questo momento nessuno di noi sta mangiando uova e nessuno di noi sta scrivendo con delle penne di fenicottero. A tal proposito, vi suggeriamo di godere questa puntata del TG No con l'Arca di Noè di Sergio Endrico. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come...